Latinista, esponente di spicco della DC, poi del Partito Popolare della Margherita, quella di Gerardo Bianco, morto nella notte a Roma a 91 anni, è stata una vita lunga dedicata all'impegno politico. Al Tirpino di Guardia dei Lombardi, classe 1931, Bianco è stato protagonista della grande stagione della DC, insieme al cosiddetto gruppo dei Magnifici Sette, che fecero dell'Irpinia un laboratorio politico nazionale. Il presidente Sergio Mattarella, presa con tristezza la notizia, lo definisce leale servitore delle istituzioni e politico appassionato. Colto, raffinato, mai sopra le righe, riflessivo, Bianco, affettuosamente ribattezzato dai giornalisti Jerry White, è stato ministro dell'istruzione nel sesto governo Andreotti, deputato per 9 legislature dal 68 al 2006, capogruppo della DC, segretario del Partito Popolare e presidente dell'Associazione Ex Parlamentari. Laureato in lettere classiche, ha insegnato letteratura e storia della lingua latina all'Università di Parma. Ritenuto uno dei più esperti e attenti meridionalisti, era presidente dell'Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno. Bianco lascia la moglie Tina e 2 figli. Una delle sue ultime apparizioni risale ai funerali di un altro gigante della DC, Ciriaco De Mita, come lui, morto democristiano. Che le nostre idee, i nostri concetti, la nostra fede politica, il fatto di essere democristiani, non l'avremmo mai rinnegato, perché era la nostra stessa identità. E quindi diciamo, beh, siamo rimasti democristiani, isolati, però insomma, questa semente cresce ancora, perché insomma, ci sono praticamente i nostri grandi personaggi che rivengono alla nostra storia, e uno di questi lo investì lui, parlo del presidente Mattarella, che fa onore all'Italia.